appuntamento del No Friuli Festival, quarto appuntamento, di cui tre della nostra amica cittadina di Montenegro di Bisaccia, che spero diventi in futuro il faro della musica organistica e della musica sacra liturgica. In quest'ultimo appuntamento non ci sarà l'organo, ma per variare un po' e differenziare quella che era l'offerta della musica colta, abbiamo deciso di invitare innanzitutto i nostri tesori, perché noi qui a Montenegro abbiamo dei tesori. Il primo, Antonella Melippi, soprano. Secondo, soltanto per dare precedenza alle donne, Michael Santoro. Che canteranno vari brani della tradizione natalizia. E ovviamente oltre ai nostri tesori ne abbiamo altri quattro del quartetto che comunque vengono da vicino, quindi sono qui vicino, interpreti di Mastro, Zappa, Foggia, ed è un piacere per noi questa sera avervi qui. Siamo sicuri che ci farete ascoltare, ci farete un po' trascinare, no? Con la musica. L'obiettivo dei concerti è semplicemente quello di creare dei momenti di bellezza. Creare dei momenti di bellezza è fondamentale oggi, perché siamo veramente sbattuti un po' dalla frenesia della società e dall'homus economicus, cioè tutto il lavoro, siamo sempre in giro, non la frenesia, non ci fermiamo mai. Questi sono i momenti e l'opportunità per fermarci, per trascorrere un'ora di bellezza, perché la musica fatta dal vivo è tutta un'altra storia rispetto a ciò che ascoltiamo dagli altoparlanti oppure quando andiamo a centri commerciali e subiamo quella musica, no? Sempre la stessa. E c'è differenza dal punto di vista acustico: quando ascoltiamo la musica dalle cuffie o da un altoparlante è un suono povero, finto, metallico. Invece quando ascoltiamo il nostro organo, lo ascoltiamo delle voci dal vivo, non registrate, tutta un'altra storia. Oppure un violoncello che ci suona e ci fa sentire delle note gravi, ad esempio della suite in sol maggiore di Bach. Precedente. Come ha detto Giovanni, insieme ad Antonella e Michael vi
sono ripromessa di non perdermi in chiacchiere, per cui vi presenterei subito i primi due brani. Allora, quindi, Astro del Cielo, come da programma, che è considerato in tutto il mondo il canto dell'avvento e della pace tra i popoli. Si narra che il testo di questo brano fosse stato, diciamo, ispirato dall'atmosfera, dal clima che si respirava nei paesi austriaci, tanto che la sua bellezza poi è diventata ovviamente famosa in tutto il mondo, ma addirittura questo brano musicale è stato inserito nell'elenco austriaco del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, quindi diciamo non poco, non di poca importanza. Mentre invece il secondo brano che andremo ad eseguire è una meravigliosa Ninna Nanna composta da Schubert, intitolata Mille Cherubini in Coro. Una Ninna Nanna molto dolce che vuole non soltanto, diciamo, trasmettere e ricordare quel calore che si crea, no, nel momento prima di andare a nanna tra una mamma e un piccolo bambino, ma anche quel legame che dovrebbe esserci tra tutti i discepoli e Dio. Buon ascolto. Ovviamente i brani saranno eseguiti dai nostri due solisti, Antonella Bellini e Michel Santoro. Thank you.
prossimo brano è Sogno d'Or e con questo brano incontriamo uno dei grandi compositori dell'opera italiana. Tutti quanti voi conoscerete sicuramente il famoso Babbo in Siero, no? Stiamo parlando di Giacomo Puccini. Questo brano che andremo ad eseguire adesso è una meravigliosa Ninna Nanna tratta dall'opera La Rondine di Giacomo Puccini, che magari è un'opera un po' secondaria, no? Perché si conoscono le opere più importanti come il Nabucco, come ora non abbiamo di mente, però insomma c'è anche questa piccola operina La Rondine, e proprio da questa operina noi faremo eseguire questa dolcissima e meravigliosa Ninna Nanna Sogno d'Or. Buon ascolto. Thank you.
Adesso è arrivato il momento di far riposare un attimino i nostri meravigliosi solisti ed eseguiremo un brano strumentale, un midli natalizio, composto quindi da tutte le melodie classiche del repertorio natalizio che non vi dirò. Thank you.
Gesù Bambino, che è diventato ormai, che fa parte della tradizione musicale americana, ma ormai è conosciuto in tutto il mondo, ed è stato tradotto anche in diverse lingue, e si rifà moltissimo al nostro Tu scendi dalle stelle e ad Esse fideles. L'altro brano che andremo a eseguire è un brano sacro, conosciutissimo a tutti quanti, L'Ave Maria di Bacchino. Questo brano è stato composto da, il testo è stato scritto da Gounod, è stata rimessa da Venuna, e in seguito, come base musicale, Gounod ha ripreso il famosissimo preludio in Do maggiore, numero del libro del clavicembalo ben temperato. E da quest'unione di questo testo meraviglioso e questa musica stupenda è venuta fuori questa Ave Maria che sicuramente tutti avrete sentito almeno una volta. Quindi io chiamo di nuovo con noi i nostri solisti e vi auguro buon ascolto. Thank you.
Il prossimo brano che eseguiremo è veramente un brano della tradizione natalizia, anche questo conosciuto da tutti e conosciuto anche in queste immagini in tutto il mondo. A voi ad essere fedeli, buon ascolto. Natalizia.
Svezia, ma sicuramente anche questo è conosciuto da tutti, Kleine Kleine Nachtmusik, ossia la serenata notturna di Mozart. Un brano, potremmo considerarlo leggero, divertente, che insieme ad altri brani composti da Mozart veniva usato soprattutto per quei momenti di incontro, no? Tra nelle grandi famiglie austriache, nelle corti, nei giardini di salisburghesi o viennesi. A voi, Kleine Kleine Nachtmusik. Buon ascolto. Thank you.
Conoscermi dalle stelle. Thank you.
prima di lasciarvi con i nostri due ultimi brani, io inviterei Giovanni, non so se vuole dire qualcosina, però approfitto un attimo per ringraziare tutti voi per averci ospitato qui, soprattutto ringrazio Giovanni per averci invitato a far parte di questa bellissima iniziativa. E ringraziamo tutti voi per essere stati qui con noi questa sera e colgo anche l'occasione, prima di lasciare la parola a Giovanni, per presentare i miei meravigliosi colleghi. Al violoncello Chiara Maglia, alla viola Antonio Maranese, al violino Alessandro Pensa, sono Bernardicini e ho provato a ringraziare tutti i miei. Grazie a voi per essere stati qui questa sera, ma soprattutto grazie a voi monteneresi che chiedono da fuori e soprattutto grazie al sindaco e a tutta la giunta comunale, perché se siete questa sera qui, e grazie anche al comune di Montenero che non si esime di supportare, di sostenere le attività culturali. Di solito nei piccoli paesi si fa qualche sacco. Invece Montenero noi siamo fortunatissimi perché oltre a valorizzare le terre e tutte le prelibatezze culinarie che abbiamo, anche la cultura ha un posto importante nella nostra città. Quindi grazie a voi. Di emozione di questa serata, ormai ci siamo riscaldati tutti. Allora, gli ultimi due brani che andremo ad eseguire sono, dunque, il primo è un brano strumentale, diciamo un brano un po' più allegro rispetto ai brani che ci hanno lasciato di preghiera meravigliosi, no? Di preghiera e di riflessione. Questo brano, anche questo sicuramente lo avrete sentito, perché almeno una volta è stato presente nei programmi di sala dei concerti di fine anno. È sicuramente uno di quei brani presenti molto spesso nel concerto di fine anno, di fine d'anno della famosissima orchestra di Vienna, di Wiener Philharmoniker. Quindi noi come quartetto di archi vi salutiamo con il pizzicato polca, mentre invece i nostri meravigliosi solisti vi saluteranno con il meraviglioso brano Cantique di Noël, quindi un brano che richiama tutti noi alla nascita di Gesù bambino, ma più che altro ci fa porre l'attenzione a una rinascita che deve esserci sempre, no? Per ognuno di noi, ogni giorno e ogni anno, visto che siamo all'inizio di un nuovo anno. Buon ascolto e grazie ancora. Thank you.
scaldati, che abbiamo sognato, abbiamo pregato insieme, abbiamo riflettuto insieme magari, no, in qualche momento, e lasciarci così. Quindi vi regaliamo questo ultimo brano, vi auguriamo ancora un buon anno, un felice e sereno anno. Vi lasciamo con l'Ave Maria di Mascagni, quindi dalla Cavalleria Rusticana, intermezzo della Cavalleria Rusticana, l'Ave Maria, eseguito dai nostri meravigliosi solisti Antonella Bellini e Michele Santoro, che ringrazio comunque per averci anche loro dato l'opportunità di insieme questa sera di creare e di donarvi questa serata insieme. Buon ascolto. Thank you.